Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Siamo arrivati all'aggiornamento di Studio One 4.6. Diverse novità, le vedremo tra poco, e alcune correzioni di piccoli bug fixing che, come di consueto, gli sviluppatori di Studio One provvedono a sistemare quasi immediatamente rispetto a tutte le altre DAW. È un aggiornamento gratuito, quindi gli utenti di Studio One 4 o 4.5 possono aggiornare tranquillamente scaricando la nuova versione dal proprio account Presonus. Prima di entrare nell'applicazione, troviamoci nel nostro account Presonus e notiamo che, oltre a scaricare la nuovissima versione 4.6, troviamo la nuovissima funzione Exchange, dove all'interno potremo scaricare tutte le nuove macro toolbar caricate dagli utenti, che ci permettono poi di sfruttare Studio One al meglio grazie alle nuove funzioni contestuali che troviamo poi all'interno dell'applicazione. Possiamo infatti mostrarvi i più recenti, quindi gli ultimi caricati, che fanno parte della macro, come vediamo dalla icona, i più votati, che sono quelli più utilizzati dagli utenti, come anche i pitch name per le batterie o per i plugin di batteria o di altri strumenti che vengono creati dagli utenti, le estensioni più utilizzate, quindi quelle più ricercate, come il Soundset Builder o i manuali o altri tipi di device che sono state aggiornate per poter lavorare con Studio One, e le nuovissime catene di FX Chain preparate sempre dagli utenti in maniera che possiamo utilizzarle all'interno del nostro workflow. Quindi scaricandole troveremo poi la possibilità di ricreare velocemente queste FX Chain nel nostro workflow. Stesso discorso per quanto riguarda i preset dei vari plugin sempre di Studio One, o addirittura, come vediamo in fondo, i soundset, quindi dei file prevalentemente di batteria già pronti per essere scaricati e caricati all'interno della nostra drum sampler di Studio One. Possiamo creare i nostri favoriti o quelle che poi noi andremo a caricare direttamente nel nostro account. Torniamo nella finestra dei prodotti e scarichiamo la nuova versione di Studio One Professional, la 4.6. Ricordiamoci di scaricare anche il Release Notes, dove troviamo l'elenco di tutte le feature appena aggiunte, e torniamo nell'installazione dell'applicazione. Troviamo immediatamente nella finestra dei templates il nuovissimo template Podcast Production per aiutarci appunto nella realizzazione di podcast professionali. Partiamo dalla nostra song vuota, chiamiamola test, ed analizziamo le nostre nuove features. La prima, forse più evidente, è quella che troviamo all'interno degli effetti. Infatti anche la finestra browse è stata aggiornata ed è stato aggiunto il nuovissimo reparto Presonus Shop, dove poter acquistare direttamente le estensioni e i nuovi plugin che vengono forniti, oltre a poter scaricare quelli gratis direttamente dalla DAW. Troviamo infatti i plugin gratuiti. Cliccando ad esempio poi sul plugin, basterà procedere all'installazione diretta. In questo modo verremo catapultati nello shop di Presonus, aggiungeremo al nostro carrello, che verrà automaticamente aggiunto poi al nostro account e quindi sarà poi disponibile per il download direttamente da Studio One sotto Studio One Installation. Andiamo sui prodotti acquistati e troveremo la lista completa di tutti i prodotti che abbiamo acquistato da Presonus. Li installeremo direttamente da qui. Anche il cloud ha subito un restyle, come vediamo, e nel Presonus Exchange trovano posto appunto tutte le funzioni riguardanti le estensioni e i plugin che abbiamo appena visto sul sito web. Nella finestra effetti, il primo dei plugin che andremo a vedere è sicuramente la novità di questo update, ossia Ampire 3. Carichiamolo all'interno della nostra DAW e vediamo subito un completo restyle di Ampire. Ampire 3 è un software di emulazione di amplificatori per chitarra più evoluto rispetto al precedente, con nuovissime features, grazie all'arrivo proprio dei file di modellazione delle testate e delle casse creati dalla State Space Modeling e della nuova suite degli FX. I plugin subiscono un cambiamento visivo attraverso l'introduzione di una pedal board che troviamo qui sotto e da cui possiamo configurare la nostra pedaliera in maniera semplice e veloce. Vedremo come utilizzarla. Abbiamo a disposizione diversi tipi di amplificatore, tra cui il MCM800, che si ispira al JCM800 della Marshall, la Dual Amplifier, che si ispira sempre alla Dual Rectifier della Mesa Boogie, i VC30, che si ispira ovviamente alla C30, il Blackface Twin, che si ispira al Blackface della Fender, e l'Amp SVT, adatto appunto agli amplificatori per basso o anche per chitarra.
Dopo la scelta dell'amplificatore possiamo passare alla scelta delle casse, che in questo caso sono diverse. Troviamo infatti 5 amplificatori, 13 pedali e 16 casse, oltre a una cassa custom, user cabinet, in cui potremo caricare il nostro IR di riferimento. Ne abbiamo quindi a sufficienza per poterci scatenare in sound costruttivi e nei texture assolutamente inediti. Vedremo poi nei prossimi video come utilizzare al meglio questo nuovo sistema di emulazione attraverso l'uso delle mie chitarre e alla combinazione di più plugin. È stato inoltre migliorato il tempo matching all'interno dei file dell'arrangiamento. L'altra novità introdotta da questa versione 4.6 è quella di poter convertire il nostro pattern in instruments, convert pattern to part, in maniera ad avere la stessa versione MIDI e ovviamente anche il contrario, convert path into pattern, utilissimo in fase di composizione. Altra novità è stato l'aggiornamento di Fat Channel XT. In questo momento infatti è in grado di farci vedere una nuova gallery view. Selezionando appunto i compressori troviamo la gallery view direttamente in questo modo, molto semplice e molto più intuitiva rispetto a prima. In questo modo possiamo anche selezionare velocemente i nuovi plugin disponibili per Fat Channel XT. Come nota aggiuntiva, se dovessero sparire il vostro Ampire o il Fat Channel dalle installazioni di Studio One, ricordiamoci che dentro il nostro account Presonus My Products Add-on troviamo le nuovissime versioni di Ampire XT e Fat Channel che dovremmo riscaricare e reinstallare cliccando sopra. Verrà lanciato Studio One e ci verrà chiesto di installare direttamente il pacchetto. Nella finestra delle macro troviamo ovviamente le nuove suddivisioni Audio Editing, Music Editing e Podcast per poter lavorare più facilmente, come vediamo, attraverso dei comandi già predisposti. Dalla tecnologia di Ampire 3 troviamo anche il pedalboard separato, quindi da poter aggiungere alle nostre tracce per esempio di tastiera, e quindi utilizzare i plugin inseriti nei pedali direttamente nelle altre tracce senza passare attraverso Ampire. Questo viene chiamato appunto pedalboard. Nella sezione Arranger è stata migliorata la gestione del copy and paste, soprattutto quando abbiamo una certa quantità di files, ed è stato migliorato anche le funzioni di time stretch in tempo reale, soprattutto nella sezione di Presence XT Editor, e quindi anche i ganci delle automazioni ora lavorano per sezioni multiple. Vi ricordo che per gli utenti Windows è l'ultima versione che supporterà Windows 7 e Windows 8. Per gli utenti Macintosh non abbiamo riscontrato alcun tipo di modifiche, quindi funziona perfettamente anche su macOS X Catalina di ultima generazione. Spero che questo tutorial vi sia tornato utile. Scaricate l'aggiornamento, testate con le vostre mani il nuovo plugin di Ampire 3. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi lasciando poi i vostri commenti sotto. Per il momento è tutto, ciao, a presto!